Dicembre 2004. Su segnalazione di un pastore, incontrato casualmente lungo un sentiero che percorre il Monte Soratte, alcuni soci del gruppo Speleo Club Roma, guidati da Paolo Forconi, individuano un'interessante apertura nella roccia. Si tratta di una spaccatura dalla quale viene fuori una discreta corrente d'aria, un indizio non trascurabile per chi va in cerca di grotte da esplorare. Dopo un breve lavoro di disostruzione, l'entrata è praticabile ed il gruppetto di speleologi scende, dando inizio a quella che sarebbe stata una delle più importanti scoperte speleologiche ed archeologiche degli ultimi anni nella nostra regione. La grotta viene armata e scesa con l'entusiasmo di chi è consapevole di entrare per la prima volta in un luogo inesplorato ed incontaminato. In pochi minuti di fronte a loro si apre una scenografia straordinaria di rocce e concrezioni che prendono forma alla calda fiamma delle lampade a carburo. È qui che avviene l'incontro con i resti umani antichi, deposti con i loro manufatti in epoca preistorica e rimasti inviolati per molte migliaia di anni. È qui che Paolo ed i suoi amici si rendono conto, increduli, di non essere stati loro i primi a calpestare quel suolo. La grotta prende il nome dalla località Monte Antico, un lembo meridionale del Monte Soratte nel comune di Sant'Oreste, nel Lazio. Nei giorni che seguono, lo Speleo Club Roma organizza altre campagne esplorative, finalizzate alla documentazione fotografica del contesto e alla realizzazione del rilievo della cavità. Gennaio 2005. La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale viene informata del ritrovamento. L'importanza della scoperta si impone immediatamente all'attenzione delle autorità. Obiettivo: proteggere le presenze archeologiche ed un ambiente naturale di straordinaria bellezza ed importanza scientifica, realizzando un intervento di conoscenza e tutela sia degli aspetti archeologici che di quelli naturalistici. A questo scopo si è rivelato fondamentale il rapporto di collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici, la provincia di Roma, responsabile della riserva naturale del Monte Soratte, il comune di Sant'Oreste, il museo naturalistico del Monte Soratte e lo Speleo Club Roma, la cui collaborazione in queste prime fasi di lavoro è stata determinante. Luglio 2005. La grotta subisce un attacco da parte di clandestini che asportano materiali archeologici e porzioni scheletriche dalle sepolture. La soprintendenza è costretta a disporre l'immediata chiusura dell'ingresso. Gennaio 2006. Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La Sapienza di Roma realizza una lunga e complessa campagna di prospezioni gravimetriche e sismiche, con l'obiettivo di individuare l'entrata originale della grotta o di un secondo ingresso moderno, da cui poter accedere più agevolmente. Novembre 2006. La soprintendenza esegue un sopralluogo al fine di acquisire dati utili per l'allestimento di un futuro scavo archeologico. Anche in queste fasi di lavoro si rivela fondamentale la documentazione prodotta dallo Speleo Club Roma ed il supporto tecnico fornito per consentire l'accesso in grotta all'archeologa della soprintendenza. Alla cavità si accede mediante un pozzo profondo 15 metri. Arrivati sul fondo, si prosegue in una breve galleria per poi scendere in un altro pozzo parallelo, profondo 13 metri. Quest'ultimo conduce in una sala di grandi dimensioni, ricca di manufatti, il cui pavimento fangoso è solcato da piccoli canali meandriformi, percorsi dall'acqua durante la stagione delle piogge. Thank you.
Dalla sala si apre una galleria che sembra essere il passaggio o uno dei passaggi usati in antico per accedere alla grotta. L'ingresso aperto dagli speleologi durante l'esplorazione è infatti diverso da quello usato dall'uomo preistorico. Numerosi passaggi, caratterizzati da pozzi, gallerie, salette e meandri, delineano un andamento labirintico della grotta, ricca di materiali archeologici ed antropologici appoggiati sul piano pavimentale. I manufatti di ceramica sembrano riferibili all'orizzonte neolitico della ceramica a linee incise. Un boccale carenato con uno schema decorativo complesso è l'elemento più immediatamente indicativo. Altrettanto caratteristici sono un boccale in ornato, una tazza frammentaria con bugnetta sotto l'orlo vicino all'ansa e un'olla con collo cilindrico ed ansette sotto l'orlo. Più recente, invece, è il frammento di ciotola carenata, che sembra attribuibile ad un orizzonte iniziale del Bronzo Medio. Per quanto riguarda l'industria litica, l'unico elemento visibile sul piano è un frammento di ascia in pietra verde levigata, coperta da una conchiglia marina. Dell'industria su osso rimane purtroppo solo una foto sfocata, scattata frettolosamente durante la prima esplorazione. Questo gruppo di punteruoli, ricavati da costole e decorati ad incisione, disposti a formare un fascetto in una nicchia laterale, sono stati trafugati nel luglio del 2005, insieme ad altri materiali. Sulle pareti e su alcune concrezioni della grotta, furono notati già al momento dell'esplorazione segni di colore rosso e nero e al suolo, sparsi, numerosi grumi compatti di ocra rossa. La scoperta di questi segni fa pensare che il complesso ipogeico possa celare qualche traccia di arte rupestre preistorica. Se questa ipotesi venisse confermata, la grotta assumerebbe ancora più importanza, dato che in Italia centrale questo tipo di testimonianza è piuttosto raro. Le tracce di colorante rosso sopra una colonna concrezionaria sembrano inoltre indizio di un utilizzo del colore come strumento di demarcazione di determinati spazi all'interno del sito. La colonna spalmata di ocra rossa è infatti affiancata a poca distanza da un'altra colonna concrezionaria. Entrambe non sembrano essere nel loro luogo di origine, ma sembra piuttosto che siano state trasportate ed impiantate lì artificialmente, con lo scopo di delimitare un piccolo ambiente laterale che si apre dalla grande sala principale della grotta, come una sorta di sacello all'interno dell'area sacra. La grotta ha restituito i resti antropologici appartenenti ad almeno 5 individui, di cui 4 adulti ed un infante. Le deposizioni sono ubicate in ambienti minori e nicchie naturali che si aprono lungo le pareti e non sembrano apparentemente accompagnate da corredo. Una di esse, riferibile ad un individuo maschile adulto, provvisoriamente identificato come individuo 1, è in giacitura primaria con scheletro in connessione ed in posizione supina. Gli altri individui hanno subito già in antico un accatastamento delle ossa. Non è ancora chiaro, dato lo scarso approfondimento delle indagini, se quanto osservato sia da ascrivere a pratiche intenzionali o a fenomeni naturali. È noto, ad esempio, che nel rituale funerario dell'età del rame venivano praticate operazioni di disturbo dell'ordine anatomico e a volte di spostamento ed unione di resti appartenenti ad individui diversi. In questo caso, tuttavia, non si può escludere l'ipotesi di un intervento successivo di origine animale o legato alle condizioni ambientali della grotta che in alcuni periodi, a giudicare dalla consistente presenza di fango, potrebbe aver accolto un notevole deflusso d'acqua. Le osservazioni paleopatologiche che ho condotto durante il sopralluogo sugli individui meglio conservati mettono in luce la presenza di artropatie sui corpi vertebrali, carie, perdite dentali ed una discreta usura dei denti. In 2 soggetti si nota un allargamento post-mortem del foro occipitale che evidenzia una probabile azione di origine animale. Questi ed altri aspetti potranno essere chiariti durante regolari campagne di ricerca,
Lo scavo archeologico potrà anche contribuire a collocare i resti umani in un preciso orizzonte cronologico. Questi primi dati si riferiscono a quello che ho potuto osservare sul piano pavimentale del sito, senza ulteriori approfondimenti. Si deve sottolineare che essi sono circoscritti alla porzione di superficie meglio esplorata dell'ipogeo e che quest'ultimo, alla luce delle esplorazioni, si è rivelato notevolmente ampio e complesso. Ciò lascia sperare che i reperti osservati rappresentino un campione destinato ad aumentare in modo significativo, con un conseguente potenziamento delle prospettive di ricerca. Il complesso di Grotta Antica, con i suoi reperti, è senza dubbio riconducibile ad un luogo di culto, adibito anche a sepolcreto. Non sappiamo ancora che tipo di culto venisse praticato. Forse quello delle acque ipogeiche, come avveniva nella vicina Grotta della Madonnina, sempre sul Monte Soratte, dove agli inizi del secolo scorso fu rinvenuta un'olla di epoca neolitica collocata sotto lo stillicidio di una concrezione. Luglio 2010. Attualmente Grotta Antica è chiusa, al riparo da ulteriori violazioni. Al suo interno è conservata parte della nostra storia, che dopo un'attesa di 6.000 anni aspetta di essere svelata.